mentre parlavamo del santuario nuragico, troviamo invece in un villaggio abitativo, un villaggio che ha conosciuto più fasi di vita, quindi dall'età nuragica, stiamo parlando all'incirca del 1500 a.C., l'intera area è stata frequentata senza interruzione sino alla prima età medievale, sino al VII secolo d.C. Ciò che vediamo principalmente in luce al centro del villaggio è il nuraghe, un nuraghe monotorre, un'unica torre costruita con la tecnica a tholos. Poi vedrete appunto all'interno una serie di cerchi di pietre messi in opera a secco, senza uso di malta, di leganti di alcun genere. Cerchi sovrapposti si chiudono, si restringono verso l'alto e permettevano la costruzione di più piani, di più livelli uno sull'altro, costruiti allo stesso modo e raggiungibili con un vano scala che in questo caso troverete entrando sulla sinistra, ricavato all'interno della muratura, nell'intercapedine della muratura. La presenza della scala ci fa capire che in origine doveva esserci almeno un secondo piano, quindi dobbiamo immaginare un'altezza almeno del doppio, sui 12, sui metri. E questa ricerca dell'altezza, della verticalità, viene interpretata dagli studiosi come elemento indispensabile per controllare il territorio, quindi le risorse agricole, minerarie, dell'allevamento, ma in questo caso anche e soprattutto per controllare le vie d'accesso, i percorsi che conducevano alla stessa area. Attorno al nuraghe invece possiamo osservare i resti del villaggio. Ciò che vediamo ora sono resti di strutture di età medievale. Il villaggio nuragico si trova ancora sotto, è ancora da scavare, da riportare interamente alla luce. Nel VII secolo, poi, una parte di questo villaggio, principalmente quella qui di fronte a noi, quindi a ridosso, vedete, dell'ingresso del nuraghe, venne interessata da una serie di sepolture. Infatti, durante l'ultimo scavo che abbiamo svolto a partire dal 2018, abbiamo ritrovato diverse sepolture a inumazione di età medievale, così come ne furono ritrovate all'interno del nuraghe durante uno scavo svolto nei primi anni 60. Quindi immaginate, anche il nuraghe in età medievale divenne una sorta di tomba monumentale, un mausoleo con all'interno tre sepolture. Là in fondo invece vedete una capanna di forma allungata, a sviluppo orizzontale. Non so, forse mentre arrivavamo qui al nuraghe ne avete osservato un'altra sulla destra. Adesso, come torniamo indietro, la vedrete sulla sinistra. In quel caso è priva di copertura, però hanno stessa datazione, stessa interpretazione. Sono strutture più recenti, sono di età post-medievale e vengono interpretate o come magazzini o probabilmente come stalle, luoghi più bestiali. In questo caso la struttura è interamente in pietra, anche la copertura è realizzata a piatta banda, quindi con una serie di lastre di pietra che poggiano sui muri laterali. La struttura ha due ingressi, uno ad altezza uomo sul lato corto e uno molto piccolo sul lato lungo, che ci dà un indizio, anzi quasi una conferma del suo utilizzo, anche perché da lì giusto una bestia anche di piccola taglia poteva accedere. È stata recentemente restaurata, quindi noterete dei numeri sulla parete, a volte dei numeri bianchi, sono dei blocchi che stavano per crollare, quindi sono stati numerati, fotografati, tolti e riposizionati, mentre i numeri rossi fanno parte di un crollo che è stato interamente reintegrato. Bene, signori, se volete accedere anche all'interno. Ah, ma anche questo ha un'apertura. Questo è particolare lo stesso. Però è più largo, io larghi così. No, io così non. Ma c'è un finestra, così è una finestra. Ci vediamo in queste sale. Non le faceva le che stava dicendo, numerate. Guarda, quindi sono state ricostruite. Non si può passare. Sì, no, no, è chiuso. Da qui giù, da qui giù. Solo
adesso. Ah, noi abbiamo fatto giro il mondo. Grande però, eh? Sì. C'è una porta anche qui. Sì. Ce ne sono due.